Benvenuti a Museo Segreto, il nuovo podcast ideato da Museo City. Realizzato grazie al supporto di MUMAC, Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, in occasione della manifestazione Milano Museo City 2021. Le voci di Chiara Serangeli e Lapo Sintoni vi accompagneranno in una passeggiata immaginaria per le strade di Milano, alla scoperta delle sue istituzioni culturali. Benvenuti al sesto episodio di Museo Segreto. In questa puntata proseguiamo col racconto della Milano del secondo dopoguerra attraverso gli occhi degli artisti che hanno vissuto quel momento storico e che, attraverso le loro opere, ci offrono la testimonianza di una realtà ancora segnata dalle ferite del conflitto mondiale, sebbene pronta alla ricostruzione e alla rinascita. Una rinascita che ci auguriamo possa vivere anche la Milano di oggi, dopo il buio della pandemia, in cui anche l'arte e i musei possano svolgere un ruolo fondamentale. Recandoci presso il Museo della Permanente, possiamo ammirare un dipinto realizzato nel 1956 da Giuseppe Banchieri, intitolato Tetti di Milano. Si tratta di un olio su tela di grande formato, entrato a far parte della collezione del museo nel 2004, grazie alla donazione da parte di un collezionista milanese. Il quadro è stato dipinto nello stesso anno in cui Banchieri tenne la sua prima personale alla Galleria Pater di Milano, con la presentazione di Mario De Micheli. Risale quindi alla prima fase del realismo esistenziale, movimento artistico di cui Banchieri fu uno dei maggiori esponenti, insieme ad altri pittori come Ceretti, Ferroni, Guerreschi, Romagnoni, Vaglieri e allo scultore Bodini. Questa veduta livida della Milano postbellica, caratterizzata dai toni acidi e dai tratti stilizzati delle case affastellate, è particolarmente rappresentativa della pittura di Banchieri, che trova nelle periferie urbane e negli scorci di cortili e case di ringhiera uno tra i soggetti prediletti. Ci troviamo ora presso la Fondazione Corrente, in cui è conservata l'opera Arlecchinata a porta volta, realizzata da Ernesto Treccani nel 1953. In questo dipinto, Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, diventa lo scenario nel quale l'artista prende coscienza di essere in una fase storica cruciale, in un momento che vedeva la costruzione di un mondo nuovo uscito sì dalle macerie della guerra, ma libero e pensato per la democrazia e il benessere comune che la dittatura aveva negato. Nell'Italia liberata, anche l'arte, espressione di una nuova società, doveva essere diversa, a servizio delle masse e non borghese. Il riferimento nel dipinto agli Arlecchini di Picasso, che proprio nello stesso anno inaugurava un'ampia antologica a Palazzo Reale di Milano, incarnava anche questi ideali. Arlecchinata a porta volta è un esempio di come in un solo quadro si possano concentrare motivi e spunti diversi. Il luogo rappresentato è un punto di confine dove periferia e città, un brano di città all'epoca in una zona marginale che portava ancora tutti i segni della distruzione bellica, si incontrano, senza riuscire a distinguersi. D'altra parte, la favolosa immagine del circo, carica di memorie infantili, evoca l'incontro dell'età dell'innocenza con il mondo reale, un tema tipico della poetica di Corrente. L'ultima tappa di questo podcast ci porta al Museo Teatrale alla Scala, dove è conservato il famoso dipinto di Angelo Inganni del 1852. Quest'opera ci permette di fare un salto nel tempo, restituendoci uno scorcio della Milano di metà Ottocento, dove possiamo ammirare il teatro simbolo della città, illuminato dal sole e affacciato su una via stretta, alla confluenza di Contrada di Santa Margherita e la Corsia del Giardino. Solo 6 anni dopo verrà ricavata la piazza davanti al teatro. È questo il quadro che più di ogni altro simboleggia le collezioni del museo. La Scala, come l'hanno vista i grandi operisti dell'Ottocento, Rossini, Donizetti, Bellini e il Giovane Verdi. L'apertura alla città costituisce una delle peculiarità della Scala di oggi, che perpetua un legame antico del quale ha una forte consapevolezza e per il quale nutre un deciso senso di responsabilità. Avete appena ascoltato Museo Segreto, il nuovo podcast ideato da Museo City, realizzato grazie al supporto di MUMAC, Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali. Per informazioni potete consultare la pagina www.museocity.it.